l'espressione unificante della e nella natura. La vera legge naturale è che tutte le cose cercano l'equilibrio attraverso la mediazione della pressione, che è molto simile al sunto della seconda legge dell'entropia, ossia che non c'è quiete finché non è raggiunto l'equilibrio. Quello che vediamo nella fisica cerca di trovare equilibrio. Tutte le prolisse e lucubrazioni degli studiosi, quelli che hanno speso un terzo della loro vita sugli assiomi anziché sull'esperienza di vivere a contatto con la natura, sono riassunte in questa semplice frase: non c'è quiete finché non si raggiunge l'equilibrio. Se aprite una bottiglia di soda, appena salta il tappo, swish, perché cerca l'equilibrio della bassa pressione ed equalizza la sua pressione che è più alta, e questo equilibrio avviene istantaneamente. Lo stesso vale quando d'estate, per uscire di casa, si apre la porta e l'aria calda, swish, si precipita all'interno e viceversa d'inverno. Lo stesso vale per le cariche positive e negative o per un sistema che ha un eccesso di carica o mancanza di carica e così via, dove da una parte si carica e dall'altra si scarica, perché le cariche migrano per equilibrarsi. Qui vediamo un'ampolla di gas come si precipita a riempire il vuoto dell'altra. Vi siete mai chiesti come fa l'atmosfera della Terra a non precipitarsi nel vuoto dello spazio senza un contenitore? Se rispondete «è la gravità», significa che non avete appreso che si tratta di densità e credete ancora all'indottrinamento che vi è stato iniettato fin da piccini dal sistema in carica. Tutto nella fisica, tutto ciò che osserviamo nel mondo è un processo per mettersi in equilibrio. Forse c'è anche una parte di verità metafisica come il processo della nostra vita. Magari ci troviamo qui per lottare, per imparare. Magari si tratta di un processo per cercare e trovare il nostro proprio equilibrio e potrebbe essere che una volta trovato questo equilibrio non saremo più qui e torneremo alla fonte. Quello che si vede qui è la geometria che si osserva in natura, perché è il processo che avviene ovunque. Esempio, nel favo delle api, nei fiocchi di neve, in tutti questi differenti modelli geometrici. Certo, potete dire che sono diversi, ma non è così. Tutti rispecchiano la stessa forma geometrica del campo toroidale. È molto importante comprendere questo perché il disegno naturale è governato da semplici leggi della fisica: energia, frequenza e vibrazione. La natura ci mostra l'espressione unificante ovunque attorno a noi. Quando abbandoni, finalmente, la strada del cieco credo che racconta e impone il mainstream di dove vivi, se rompi questo incantesimo che si basa sul trauma del controllo mentale ed inizi a cercare da solo, da sola, e rifletti in modo indipendente, inizi a scoprire quello che abbiamo, la legge del tutto che sta ovunque di fronte a noi. Il movimento a vortice è la conseguenza della geometria vibrazionale della natura. Quello che vediamo qui è l'immagine del campo magnetico ferrocell. Se non sapete di cosa si tratti, alcuni diversi tipi di ferrocell fluido, alcuni tipi di olio, possono essere premuti fra due dischi di vetro piatto per creare un effetto ottico e una volta incollata all'esterno una striscia di LED luminosi, poggiando sopra un magnete, il ferrocell fluido reagisce al campo magnetico e la luce illumina il fluido in base a come si distribuisce. Si riesce ad osservare che si creano delle immagini spettacolari dove si vede il vortice di questo campo magnetico. È una geometria che si trova ovunque, come abbiamo già visto. La vera manifestazione anche di alcuni fiori è che dal centro formano dei vortici. Si tratta sempre degli stessi identici modelli. Tutto è vibrazione e tutte le cose cercano il proprio equilibrio. Tutto è collegato e i fattori comuni sono la vibrazione e la carica elementare, non quella artificiale prodotta dall'uomo, quella è il male che ci ha intrappolati. Invece tutto ciò che esiste in natura è elettrico naturale e vibratorio. Viviamo all'interno del campo magnetico della Terra, non nel sistema fuorviante sopra una palla che schizza impazzita con movimenti differenti
e che sfreccia attraverso un universo che si espande all'infinito. Viviamo su un piano e abbiamo delle increspature all'interno di questa geometria. Significa che non siamo ancora in equilibrio. In questa ripresa in timelapse si vede come il movimento dell'aria crea un continuo cambiamento atmosferico a contatto con l'acqua, tanto che la vibrazione delle molecole riescono a far sparire le lingue di terra e abbassare o alzare le vette delle montagne in lontananza. Lo possiamo vedere anche a livello microscopico, semplicemente col movimento che crea l'aria calda con l'aria fredda quando si apre una porta. Fate le vostre indagini e scoprite la verità, perché la verità rende liberi, libere. Per le vostre ricerche fate uso del prezioso indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu, perché oltre ad essere costantemente aggiornato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che per ovvie ragioni delle linee guida del regime non si possono pubblicare liberamente. Il libro del risveglio è sempre in pronta consegna, a colori solo nel formato ebook, mentre nella versione cartacea è in bianco e nero. Collaboro con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente interessanti, importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di aver guardato e buone cose a tutti e tutte.